La teoria critica rivisitata. L'esigenza di pensare è ciò che ci induce a pensare, ha affermato Adorno. Theodor Adorno, Negative Dialectic. Traduzione inglese, Londra 1973. Traduzione italiana, Dialettica negativa, Torino 1997. La sua dialettica negativa, quella lunga e tortuosa esplorazione dei comportamenti dell'essere umano, in un mondo ostile all'umanità, termina con questa mordace, ma in ultima analisi sterile frase. Dopo centinaia di pagine, nulla è stato spiegato, nessun mistero è stato risolto, non è stata fornita alcuna rassicurazione. Il segreto dell'essere umano resta altrettanto impenetrabile di quanto lo era all'inizio del viaggio. Pensare è ciò che fa di noi degli esseri umani, ma è l'essere umano che ci fa pensare. Pensare non è qualcosa che si possa spiegare, ma non necessita di alcuna spiegazione. Pensare non richiede alcuna giustificazione, ma qualora ci si provasse a farlo non ci si riuscirebbe. Tale condizione, ci ripete costantemente Adorno, non è né un segno di debolezza del pensiero né il marchio di infamia dell'individuo pensante. Semmai è vero il contrario. Sotto la pena di Adorno la mera necessità si trasforma in un privilegio. Quantomeno un pensiero può essere spiegato in termini familiari, sensati a uomini e donne impegnati nella quotidiana lotta per la sopravvivenza, tanto più si avvicina agli standard dell'umanità. Quantomeno può essere giustificato in termini di tangibili guadagni, utilizzi o di etichetta del prezzo attaccato a essa nei supermercati o alla borsa valori, tanto maggiore il suo valore umanizzante. È l'attiva ricerca del valore di mercato e la necessità di un immediato consumo che minacciano il reale valore del pensiero. Nessun pensiero, scrive Adorno, è immune dalla comunicazione. Ed esplicitarlo nel posto sbagliato o in un accordo sbagliato è sufficiente a minare la veridicità. Per l'intellettuale l'inviolabile isolamento è oggi l'unico modo di mostrare una qualche solidarietà. L'osservatore distaccato è altrettanto coinvolto del partecipante attivo. L'unico vantaggio di cui gode il primo è la consapevolezza del proprio coinvolgimento. È l'infinitesimale libertà presente dalla conoscenza in quanto tale. Theodor Adorno, Minima Moralia, Reflection from the Manchester Life. Traduzione inglese, Londra 1974. Traduzione italiana, Minima Moralia, Meditazioni dalla vita offesa, Torino 1997. Apparirà chiaro come la consapevolezza sia l'inizio della libertà, allorché rammentiamo che è un soggetto che agisca in modo ingenuo, il proprio condizionamento è non trasparente. Adorno, Negative Dialectics, opera citata, pagina 220. È che la non trasparenza del condizionamento è essa stessa garanzia di perenne ingenuità. Così come il pensiero non necessita d'altro che di se stesso per perpetuarsi, anche l'ingenuità è autosufficiente. Intanto che non viene disturbata dalla consapevolezza, manterrà intatto il proprio condizionamento. Non disturbata, in realtà l'ingresso dell'intuizione non è mai ben accettato da quanti si sono abituati a vivere senza di essa in quanto dolce prospettiva della liberazione. L'innocenza dell'ingenuità fa apparire familiare e dunque sicura, anche la condizione più tumultuosa e ingannevole. E qualsiasi occhiata alla sua precaria impalcatura insinua il seme della sfiducia, del dubbio e dell'insicurezza.
Tutte cose che ben poche persone saluterebbero con gioia. Sembra che per Adorno tale diffuso rifiuto della consapevolezza sia un bene, per quanto non preconizzi un facile cammino. L'assenza di libertà dell'ingenuo è la libertà dell'essere pensante. Rende molto più agevole l'inviolabile isolamento. Chi offre in vendita qualcosa di unico che nessuno desidera comprare incarna anche solo, scusate, anche contro il proprio volere, la libertà dello scambio. Scusate, Adorno, Minima Morale, ho partitato pagina 68. Solo un passo separa questa idea da un'altra. Quella dell'esilio, quale condizione di base per essere liberi dallo scambio? I prodotti che offre l'esilio sono sicuramente di un genere che nessuno desidererebbe comprare. Ogni intellettuale emigrato è senza eccezione alcuna una persona mutilata, scrisse Adorno dal proprio esilio americano. Vive in un ambiente che deve restare incomprensibile. Non sorprende che sia assicurato contro il rischio di produrre alcunché di valore sul mercato locale. Per cui, se in Europa il gesto esoterico era spesso solo un pretesto per il più bieco autointeresse, la nozione di austerità appare nell'emigrazione la scialuppa di salvataggio più accettabile. Ivi, pagine 34, 33-34. L'esilio è per l'essere pensante ciò che la casa è per l'ingenuo, è in esilio che il distacco dalla persona pensante, il suo modo di vita abituale, acquista il valore della sopravvivenza. Nel leggere l'edizione di Deussen delle Upanishad, Adorno e Horkheimer commentarono causticamente che i sistemi teorici e pratici di quanti ricercano l'unione tra verità, bellezza e giustizia, quei reietti della storia, non sono molto rigidi e centralizzati, differiscono dai sistemi di successo per un elemento di anarchia, attribuiscono più importanza all'ideale individuo che all'amministrazione, al collettivo, e perciò alimentano rabbia. Theodor Adorno e Max Horkheimer, Dialectics of Enlightenment, traduzione inglese Londra 1986, traduzione italiana Dialettica dell'Illuminismo, Torino 1997. Perché le idee abbiano successo, perché colpiscono l'immaginazione dei cavernicoli. L'elegante rituale vedico deve straniarsi dalle sconnesse riflessioni delle Upanishad, i calmi composti stoici, rimpiazzare gli impetuosi e arroganti cinici. Il pragmatico San Paolo deve sostituire lo squisitamente pragmatico San Giovanni Battista. Il grande punto interrogativo dunque è se il potere di emancipazione di queste idee possa sopravvivere al loro successo terreno. La risposta di Adorno a tale domanda trasuda malinconia. La storia delle vecchie scuole e religioni, al pari di quella dei moderni partiti e rivoluzioni, ci insegna che il prezzo da pagare per la sopravvivenza è il coinvolgimento concreto, la trasformazione delle idee in dominio. Ivi, pagina 214, 15. In quest'ultima frase trovava la sua più vivida espressione, il principale dilemma strategico che sessero il fondatore e più famoso esponente dell'originaria scuola critica. Chiunque pensi e prenda a cuore le cose è condannato a navigare tra la scilla del pensiero limpido ma impotente e l'accaridi di una ricerca efficace ma contaminata del dominio, tertium non datur. Nella richiesta di praticità, nel rifiuto della praticità, costituiscono una buona soluzione.